La regione della Foresta Nera a sud-ovest della Germania è famosa in tutto il mondo per i suoi orologi a cucù. La loro carica può durare un giorno oppure una settimana, ma la loro caratteristica comune è un uccellino che emerge facendo cucù quando l'orologio batte l'ora. Alcuni orologi emettono anche una musica e sono dotati di figure in movimento. Le intricate incisioni che decorano molti orologi a cucù nascono da un blocco di tiglio, un legno morbido e facile da intagliare. Un artigiano delinea la forma di base usando una mascherina e della vernice. Dopodiché la taglia con un traforo. Qui sta tagliando tre blocchi contemporaneamente. Per tenere fermo il pezzo lo fissa con dei chiodi a un blocco di legno. Poi inizia a intagliare usando fino a 50 scalpelli diversi per scolpire dettagli eccezionalmente fini. Le casse degli orologi decorate da queste incisioni sono fatte di pino o compensato a seconda del modello. Spesso la cassa non presenta incisioni e un artista vi dipinge un elaborato disegno. Alcune casse esibiscono una combinazione di pittura e intaglio. Il capolavoro tecnico è all'interno, il cervello dell'orologio, chiamato meccanismo. È un sistema di ingranaggi di ottone e acciaio. Questo tiene il tempo e innesca la funzione cucù. I componenti e la configurazione variano a seconda che il movimento sia giornaliero o settimanale. Gli addetti inseriscono il meccanismo tra due lastre d'ottone, collegandole agli angoli con lunghe viti. Poi, all'esterno, installano il meccanismo che regola il suono. In seguito, il filo d'acciaio su cui si appollaierà l'uccellino. E ultimo, ma non meno importante, il sistema che muoverà le lancette dell'orologio. La fabbrica tiene in funzione ogni meccanismo finito per due giorni di seguito per accertarsi che funzioni perfettamente. La prima parte che viene collocata sulla cassa dell'orologio è il quadrante. Viene fissato con minuscoli chiodi. Poi l'uccellino di legno. Il filo del meccanismo è inserito in un foro sotto le zampe e fissato con una vite perché non voli via. Dopo aver rifinito la coda a misura, viene avvitato il meccanismo, uccellino compreso, all'interno della cassa. Poi, i fili d'acciaio che muovono i componenti che producono il suono del cucù. Li vedremo tra breve. E infine, le lancette di legno del quadrante. Ogni orologio a cucù ha due catenelle che regolano la velocità a cui si muovono gli ingranaggi del meccanismo. Come vediamo al rallentatore, un macchinario automatizzato crea queste catenelle, una maglia alla volta, prima tagliando e poi piegando pezzi di filo d'ottone. Ogni catenella viene infilata nella cassa attraverso un'apertura sul fondo, poi in un ingranaggio del meccanismo e di nuovo fuori, attraverso un altro foro sul fondo della cassa. Dei ganci AS completano le estremità. Questi sosterranno dei pesi in ghisa che tireranno giù la catenella. Gli addetti montano un cavetto che collega l'uccellino alla porticina. Questo aprirà la porticina quando uscirà per fare cucù. Come vediamo in questa dimostrazione, in realtà il cucù dell'uccellino è il suono dell'aria pompata dentro e fuori da due piccoli soffietti. Prima di ogni cucù, il martelletto all'estremità di questo cavo d'acciaio colpisce un piccolo gong. Il numero di gong, cucù, indica l'ora. Dopo aver collegato i soffietti al meccanismo, resta un solo passaggio. Far passare un cavo dal meccanismo attraverso il fondo per il pendolo. Ora la coreografia tecnica può avere inizio. Caricando l'orologio si solleva la catenella, sollevando il peso alla sua estremità. Man mano che il peso gradualmente ridiscende, tira giù la catenella, che fa girare il meccanismo, il quale, a sua volta, fa muovere le lancette dell'orologio. Il pendolo ne regola il ritmo. In questa fabbrica un orologio riceve il sigillo di approvazione solo dopo un controllo di due giorni, durante i quali deve funzionare impeccabilmente. È questa attenzione ai dettagli, sia artistici che tecnici, a rendere questi tradizionali orologi a cucù tedeschi dei tesori senza tempo.